50 raggiunta, questa quota, no? Questo numero che dal primissimo giorno, dalla prima conferenza stampa di presentazione alle Giave era come quello, io ritengo, penso che non sarebbero stati necessari 50, però li avete raggiunti per questa salvezza, li avete raggiunti, diciamo, dopo una partita di fatica che peraltro era prevedibile visto il periodo in cui state giocando molto. Quindi, diciamo, un tuo giudizio innanzitutto su raggiungimenti, un tuo giudizio, una tua impressione su questo primo traguardo raggiunto, sulla partita di Terni che ti ha visto fare un altro gol straordinario e su quelle che ovviamente a questo punto sono le prospettive del Foggia per questo nuovo campionato, diciamo così, che si ha. Beh, buonasera innanzitutto. Niente, siamo felici, eravamo partiti con l'obiettivo di raggiungere questa quota punti, ci siamo riusciti e ne siamo molto felici. Potevamo farlo anche prima per me, perché abbiamo perso qualche punto per strada che ci può anche stare, però per quello visto in campo forse potevamo raggiungerlo un po' prima. Sì, ma forse noi non l'abbiamo ancora respirato perché, ti ripeto, abbiamo giocato da due giorni, siamo tornati il giorno dopo e quindi ancora non abbiamo vissuto la città. Credo che sì, se ne parla, ne ho sentito parlare molte persone, so che cosa rappresenta per Foggia questo derby, quindi lo so benissimo. Cercheremo di renderli orgogliosi, di fare una grande prestazione, e questo è poco ma è sicuro, sputeremo sangue sicuramente. Come te le immagini dal punto di vista anche tattico? Una partita bloccata oppure due squadre che se la giocano di soperto, anche perché comunque la posta in palio per il Foggia che cerca il playoff e per il Bayern magari si gioca l'ultima ambizione di salvezza, di promozione diretta. Spero sarà un bel derby che giocato a viso aperto, sarà difficile, però spero sia così. Comunque un derby è comunque sentito anche dall'altra parte e comunque ci sarà grande attenzione da tutte e due le parti, però se ne esce fuori un derby giocato viso a viso sicuramente verrà. Fabio, c'è un po' di amarezza e di rabbia perché non si riesce a gioire al massimo per i risultati che la squadra sta conservando per una situazione un po' strana, extracalcio che aleggia nell'ambiente. Ma guarda, noi ci siamo tirati fuori da questa cosa, noi stiamo cercando di fare il massimo per noi, per la città, per la società, per altre cose ci siamo tirati fuori, pensiamo solo al campo, pensiamo a lavorare, pensiamo a raggiungere soprattutto i risultati, che quello aiuta ed è una cosa fondamentale. Fabio Bello Scarano, calciofoggia.it. Adesso siamo ormai agli sgoccioli di questa stagione. La posizione di classifica attuale del Foggia, secondo te, è quella che rispecchia i reali valori o avrebbe meritato qualcosa in più? Per quello visto a livello di gioco, qualche posizione in più forse ce la meritavamo. Per quanto riguarda i risultati, è giusto che siamo lì. Abbiamo perso tante partite in casa, abbiamo perso tante occasioni fuori casa che magari vincevamo, abbiamo perso parecchi punti per strada e forse con un po' di maturità, e quindi è giusto che siamo lì, alla fine i risultati sono giusti. Potremmo dire che avete pagato lo scotto del noviziato, cioè di una matricola che ha bisogno di ambientarsi, magari il girone d'andata ha perso a volte punti in maniera un po' sciocca. Magari sì, perché poi... Magari il modulo che poi vi è venuto incontro alle caratteristiche di voi. No, non credo sia stato nemmeno il modulo, si è creata compattezza, si è creata quello che un po' è mancato il girone d'andata, perché poi il girone d'andata le prestazioni le facevi, i gol le hai sempre fatti, le occasioni le hai sempre create, purtroppo prendevi qualche gol in più e qualche disattenzione e pagavi. Compattezza, ti riferisci a quello che avviene sul terreno di gioco o in generale, guardando anche lo spogliatoio, i nuovi arrivi magari hanno dato qualcosa in più in termini di... I nuovi arrivi hanno dato tanto, sia come esperienza, sia come maturità, come
qualcosa che nasce nello spogliatoio e si porta in campo, quindi si vede subito, quando poi lo spogliatoio è unito in campo c'è combattenza, c'è tutto, si vede subito. Ultima domanda, tu arrivi alla consacrazione al campionato di Serie B, diciamo, da calciatore maturo. Intanto come l'hai ritrovata la Serie B e se questo tuo espoirà è aiutato dal fatto che giochi magari nel modo a cui tu, che ti piace di più e che magari l'allenatore ti ha cucito addosso? Sicuramente il ruolo è quello che mi piace di più. L'ho ritrovata sempre la solita pazza Serie B perché sono risultati altalenanti ogni settimana. Normale, le squadre più attrezzate stanno lì su, ma questo è anche giusto. Però è sempre la solita Serie B. Cosa stai vivendo più da protagonista perché sei più maturo tu? O ripeto, è magari il tuo modo di giocare attuale che ti fa essere più produttivo, più incisivo rispetto alla tua esperienza passata in Serie B? Ma la mia esperienza passata ho fatto l'esterno di centrocampo a 4, quindi era anche più difficile a livello realizzativo. E sicuramente il ruolo è fondamentale, è un ruolo che ho sempre voluto fare, è un ruolo che mi piace e giustamente porta anche i suoi risultati perché sei più vicino alla porta e ti rendi più pericoloso, sei più attivo e sei più al centro del gioco soprattutto.